Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo video di Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per le gente e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto, signori miei, dipende da voi, perché io ce la sto mettendo tutta, siamo all'episodio numero 96, signori, e stiamo per arrivare all'episodio numero 100, signori, quindi mi raccomando, mettiamocela tutta per raggiungere questo obiettivo. Signori, allora voi non potete capire la rottura di palle, lo dico palesemente, che ho dovuto fare per trovare queste cazzate di rane. Una l'ho trovata sopra un albero e una l'ho dovuta cercare da rompere le scatole. Sono di una rottura di scatola impressionante andare a trovare queste rane, signori. Tra l'altro ne avevo trovata un'altra che però mi è... No, 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 questo non doveva succedere. Questo non doveva succedere, mi si sono liberate le rane, signori, mi si sono liberate le rane. Torna qua, zia, torna. Ok, perfetto. Abbiamo tutte e due le rane. Ora, con molta calma e parsimonia, dovete seguirmi nella vostra nuova casa. Incredibile, signori, ne avevo trovata una sopra un albero, ero contentissimo. Basta che ora non si lanciano poi da sotto questi gradini, che dico sarebbe l'ultima cosa da fare. Morite impiccate se fate una cosa di questo genere, quindi gradirei che non lo faceste, quindi piano piano salite tutte e due, brave. Forse era più intelligente portarne una alla volta, poteva essere una cosa intelligente, ma noi siamo intelligenti a fasi alterne, signori, a fasi alterne lo siamo. Quanto a cazzarola è lunga questa scala? Mi stanno seguendo, mi stanno seguendo. Signori, impressionante, infatti sono arrivato alla conclusione che lo stagno lo dobbiamo un attimino, dobbiamo fare un tetto, signori, anche allo stagno, purtroppo sì. Volevo lasciarlo aperto, ma purtroppo dobbiamo fare uno stagno perché questi riescono a saltare sopra gli alberi e non è per niente una cosa piacevole. Quella si sta allargando un poco troppo. Dai, dai, signore. Dai, dai. Ultimi sforzi che ci siamo. Dai, dai. Ok. Le rane sono arrivate sull'isola volante e questa già è una cosa importante. Da dove le facciamo girare? Da qua. Seguitemi, signore, seguitemi, seguitemi. Ovviamente metteremo intanto una sbarra, le attaccheremo. Poi completerò la costruzione, signori, andando a mettere il tetto che ovviamente faremo di legno in questo caso, oltre a non impicciarci con le strutture del che se si rompono le corde e queste fanno un salto da qua sopra, signore, non le recupero più. Non le recupero più. Tra l'altro sta anche calando la notte, quindi io direi non le posso liberare. Quindi piano piano, mentre cala la notte, ce le portiamo a casa. Ho due rane al guinzaglio, signori, e non ho paura di portarle a casa. Ok, dai, dai, forza. Ovviamente mi raccomando, nei prossimi video fatemi sapere i nomi, anche se già Aaron in uno dei commenti mi ha dato un suggerimento, che in questo momento non ricordo, non ricordo che uno delle due dovesse essere Crocchetta, può essere, però non lo so. Però ricordiamoci sempre che abbiamo due rane al quale dobbiamo dare dei nomi, un pappagallo e un'infinità di gatti che non sopporto più nemmeno io, però continuano a spawnare perché giustamente essendoci il villaggio dei villaggeri che abbiamo creato qui, giustamente continuano a spawnare gatti come se non ci fosse un domani. Porca miseria, che gran rottura di scatole portare ste rane, mamma mia. Però ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. L'obiettivo è vicino, l'obiettivo è vicino. Lo stagno volante oramai avrà anche i suoi due abitanti. Vi giuro, stavo decidendo di cambiare l'episodio da registrare oggi, perché ho visto che comunque in quella zona di là ci sono anche parecchi maiali e noi non abbiamo i maiali, signori, nella nostra isola volante. Sono gli unici animali che ci mancano, a parte i cavalli, i lama, gli orsi e i cammelli, ma i cammelli sono nel nuovo aggiornamento, la 1.20. Io ricordo che stiamo giocando ancora nella 1.19, signori. E la 1.20 ci giocheremo forse con una nuova serie. La nuova serie l'ambienteremo tutta nella 1.20. Non lo so, non lo so. È un po' da studiare la cosa. Allora, queste, se io le lascio il tetto così, queste mi volano via. E noi non vogliamo assolutamente questa cosa. Quindi intanto piazziamo questo lì. Voi entrate dentro come se non ci fosse un domani. Cortesemente entrate. Grazie. Grazie. Entrate. Perfetto. E io vi attacco qui.
Ok, signori, abbiamo le rane dentro lo stagno. Abbiamo le rane dentro lo stagno. 2, 4, 6. Ok, allora, veloce, 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 veloce. Intanto loro sono lì dentro e questo già è un grande obiettivo per noi e per tutta la comunità di Mauloniani che segue questa serie da 96 episodi. Allora, dobbiamo recuperare intanto questi blocchettini di vetro che ci servono per concludere quella struttura di là. Poi abbiamo ok, niente, mi era comparsa la sicurezza antivirus, va bene. Poi abbiamo 48 lastre di abete. Quanto altro abete abbiamo? Fallo tutto. Faremo un tetto di legno, signori. Mi piacerebbe farlo tutto con le stringhe, ma non abbiamo abbastanza stringhe. Sapete quelle dei ragni? Mi piacerebbe farlo con quello, ma non abbiamo abbastanza di quelle. Quindi facciamo tutto un tetto così. E dovremmo mettere anche una porta, effettivamente adesso che ci rifletto, perché la porta? Perché se noi le vogliamo fare riprodurre, io da qualche parte devo pure entrare. È vero che forse le porte ce le avevamo nel magazzino, ma chi se ne frega, signori, abbiamo i materiali, li consumiamo, li consumiamo. Allora, signori, queste stanno ancora lì a fare le cretine? Sì, sono tutte e due lì che fanno le cretine, perfetto, mettiamo la porta. Mettiamo il vetro. Ok. Loro dovrebbero essere completamente chiuse all'interno. Non dovrebbero avere spazi. Quel gatto è un pazzo. Sta facendo il giro. Dovrebbero essere completamente chiuse. Forse mi mancavano dei blocchi di vetro da questa parte di qua. Gatto, te devi levare dalle scatole. Allora, mi mancavano dei blocchi di vetro. Forse per concludere questa zona di qua. Sì, 1, 2, 3. Sì, qua mi mancava del vetro, infatti. Allora, facciamo una cosa. Ho solamente 6 blocchi, signori. Non ho intenzione di andare a raccogliere la sabbia. No, decisamente no. Lo sistemerò off camera questo tetto. Mettiamo solamente questi 6 blocchi dove mi restano 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Me ne mancano 2. Va bene, mettiamo però 2 blocchi di terra. E due blocchi di terra, dopodiché, signori, iniziamo a mettere tutti questi slab. No, 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 così, così, così. E facciamo la chiusura del nostro tetto. È vero, lì c'è l'albero, quindi darà un attimino di fastidio, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Così. Allora, facciamo tutto un primo giro. Là c'è il golem che ci guarda male, va bene, ma noi non gli diamo retta. Purtroppo, sì, signori, avrei preferito lasciarle belle libere di poter saltare come se non ci fossero domani, ma non è fattibile. Queste saltano praticamente che ce le ritroviamo. Ehi! Guardale come provano a scappare. No, no, mi dispiace, la vostra prigionia sta iniziando adesso. Ok, iniziamo a fare tutto un primo giro, poi casomai, niente, qualcosa dovremmo andarla a tagliare, signori. Qualcosa dovremmo andarla a tagliare. Dopo la mia idea di oasi bellissima volante non è fattibile, non è fattibile. Ci tengo che le rane restino lì dentro e che non vadano scappando a destra e a sinistra. Secondo voi ci passano da lì? No, non penso riescano a fare un salto preciso, anche perché se c'è il tronco di Betulla non hanno dove andare, oserei dire. Oserei dire e oserei pensare, ma pensare è una cosa, la realtà dei fatti è un'altra. Sì, se noi facciamo tutto un giro così, non dovrebbero in teoria riuscire a beccare sto punticino piccolino, è giusto? E che cavolo, dico, con tanto spazio che c'hanno. Ora vediamo, tra l'altro il legno non ci basta mai nella vita, però va bene, certo riuscivo a lasciarle libere, avrei dovuto fare questa cosa altissima, signori, quanto vetro mi sarebbe servito per chiudere tutta questa zona di qua, ma poi non so veramente a che altezza riescano a saltare ste rane, quindi è meglio prevenire che curare, signori, meglio dire. È meglio aver messo tutto in sicurezza che poi dover dire meglio, che poi poter dire potevamo e non abbiamo potuto. Facciamo una cosa così. Perfetto.
Off camera lo abbellisco, signori, prometto. Off camera lo rendiamo più carino perché così è proprio una soluzione di emergenza, ecco, mettiamola così. Così è proprio una soluzione di emergenza che serve proprio per tenere le rane dentro, evitare che scappino. Off camera poi lo rendiamo più carino anche perché mi stanno finendo i blocchi, quindi dovremmo utilizzare anche dei blocchi diversi. E questa cosa non mi piace per nulla, questa cosa non mi piace per nulla, ma purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, signori, di necessità virtù. Prometto che un giorno lo miglioriamo. Un giorno lo miglioriamo. È temporaneo questo tetto? Sì, il tetto è temporaneo, signori, mettiamola così, il tetto è temporaneo. Non so quando lo andremo a modificare per migliorarlo, però per il momento è temporaneo, per evitare che quelle cazzate di rane vadano via. Allora, aggiornamento, anzi no, aggiornamento, punto della situazione, finisco il tetto off camera, così non vi annoio con tutta questa costruzione di qua, e dopodiché mi informo su come si fanno riprodurre le rane e facciamo riprodurre le rane perché il numero perfetto è il 3, signori, e noi vogliamo 3 rane nel nostro stagno, non ne vogliamo 2, non ne vogliamo una, ma ne vogliamo 3. Quel pezzo di legno lì è stato messo sbagliato, ma ce ne sbattiamo altamente i ciuffoli. E così, perfetto. Tra l'altro, mettendo gli slab nel punto più basso, non posso nemmeno mettere una torcia giusta. Mi verranno le torce volanti e noi ce ne frega qualcosa? No, l'estetica è stato mai un nostro problema? No, perfetto. Mi piace che siete d'accordo con me, signori. Mi piace la cosa che siete d'accordo con me. 36, quanti slab riesco a fare? Altri, dai, con questi riusciamo a completare sicuro la situazione. Va bene, signori, rapido taglio, ci vediamo appena libero le rane e le facciamo riprodurre. E le facciamo riprodurre, così vediamo anche la fase di riproduzione delle rane. Ok, signori, siamo tornati. Ho chiuso tutto qui e ho deciso che in un prossimo video, signori, tutto questo legno lo andremo a sostituire con del vetro, ovvero faremo tutta una sfera di vetro sopra il tetto che andrà a chiudersi piano piano in maniera brutta, perché non ha una forma circolare ben precisa questa nostra struttura di vetro, però faremo una cosa del genere, signori, faremo una cosa del genere. Ora io però ho sbagliato perché mi sono dimenticato, anche se in maniera brutta, ma dobbiamo mettere delle torce, signori, perché se non mettiamo delle torce, anche volanti, che però non mi fa mettere bene. Quindi metti un altro blocco di qui e mi metti una torcia qui. Ok, mettimi anche un altro blocco qui e mi metti una torcia qui. Quantomeno abbiamo un poco di luce qua sopra e evitiamo lo spawn di mob. Allora, per far riprodurre le nostre amiche tartarughe dobbiamo recuperare delle palle di slime, signori. Ora, questa pioggia non ci voleva, non possiamo andare a dormire perché dovrebbe essere. Mi sembrava un pappagallo, infatti ho detto che ci fa un pappagallo bianco lì libero? Sembra troppo strano, sti cazzati gatti sono ovunque sti cazzati gatti, hanno rotto le scatole. Quindi sì, signori, preparatevi perché in prossimo video andremo a fare tutta una cupola di vetro mettendo anche magari dell'aluminite. Potrebbe essere molto graziosa e molto carina. Allora, le palle di slime sono qui dentro. Ce ne servono due perché abbiamo due rane. Ok, vi preannuncio che già domani, signori, invece andremo alla ricerca della fortezza. Domani andremo alla ricerca della fortezza nel void, signori. Ebbene sì, ci proviamo, ci vorranno solamente. Spero due episodi, signori. Spero due episodi per riuscire a portare a casa l'obiettivo. Riesco a dormire io in tutto questo? No, perché non è notte. Va bene, allora con la rottura di scatole della pioggia andiamo a far riprodurre le rane sperando che vada tutto per bene, nel verso giusto. Le lasceremo libere, signori, e quello che succederà, succederà. Mettiamo giusto giusto altre due torce per sicurezza. È vero che avevo messo le lanterne, con le lanterne era molto più carino, però le andremo a sistemare un'altra volta tutte le lanterne, signori. Per ora mettiamo le torce in modo tale che. Ho detto mettiamo le torce. Non voglio questa cazzarola di canna di bambù, porca miseria. Voglio una torcia qua. Ok, una torcia qua, un'altra torcia qui. E diciamo che il nostro stagno volante dovrebbe essere abbastanza illuminato.
Ora, signori, entriamo. E dagli questo bambù di merda. E buttalo via. Ok. Entriamo dentro. Chiudiamo la porticina. Saliamo qui. Io spero che queste non scappino. Perché se scappano siamo fregati. Ci riesce a prenderle? Ok. Le rane sono libere, signori. Le rane sono libere. Recupero giusto le lead. Metto qui sopra. Sto vomitando, lo so. Anche voi sicuramente. Ok. Slime ball in mano. Rana 1 e rana 2. Signori, vediamo se ce la fanno. Hanno amoreggiato. Ok, hanno amoreggiato. Ora una delle due dovrebbe andare a deporre delle uova. Forse una delle due dovrebbe deporre delle uova. Ce l'abbiamo, signori. Abbiamo i girini. Come cavolo si chiamano? Dagli così. Obiettivo raggiunto, signori. Sofferto, sudato, ma ce l'abbiamo fatta, signori. Signori, forse da qui non si vedrà bene. Comunque, abbiamo le rane. Abbiamo le future rane con i gerini. Ora non so quante ne spunteranno. Ma porteremo a casa anche il completamento di questa struttura, signori. Di questo stagno volante. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao!